In ogni caso, caso. buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno, professore Barani, ovviamente buongiorno, professoressa Tacchini. E benvenuti, benvenuti a questo seminario. Titolo, avete già avuto modo di leggerlo, Le vie del mondo, migranti, coloni e viaggiatori nello specchio della rivoluzione ferroviaria. È un tema quanto mai importante, sicuramente il professor Albarani ci stimolerà anche a ulteriori riflessioni, perché oltre allo spessore storico c'è un insieme ovviamente di discipline che vengono coinvolte, che sono coinvolte in un tema di questo tipo. Questo seminario, per il quale ringrazio Giuliano Albarani, che è docente di storia delle migrazioni, altro tema di attualità, criticità forti, del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali del nostro Ateneo. Grazie, professor Albarani. E dicevo, questo seminario si inserisce in un'iniziativa che ha a che fare sostanzialmente con le ferrovie dismesse. Sguardi sulla rete delle ferrovie dismesse modenesi, che è promosso, proposto dalla collega, dottoressa Milena Tacchini, ha trovato condivisione e partecipazione convinta in diversi organismi istituzionali modenesi, non solo. Il Comune di Modena, con l'archivio storico, Memo, ovviamente, con il quale abbiamo un'ampia storica collaborazione, la Fondazione Archivio Leonardi, la provincia di Modena, l'Università di Bologna, alcune scuole ringrazio particolarmente perché il nostro rapporto con le scuole sono fondamentali, il ruolo che noi assegniamo all'insieme dei nostri musei, ovviamente. Non guardiamo solo alle scuole, ma in primis alle scuole. E su questo devo dire, colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Milena Tacchini, sempre capacità, orientamento a sviluppare, a proporre temi che coinvolgono particolarmente le nostre scuole su argomenti che hanno a che fare col territorio e quindi, tra le altre cose, favoriscono la conoscenza del territorio. E, tra l'altro, da aggiungere che questo tema è stato proposto all'Osservatorio regionale sui paesaggi, incontrando anche qui particolare interesse, e la settimana scorsa, qui può essere più precisa, dottoressa Tacchini, che abbia partecipato all'orientamento di un altro gruppo di studio, di ricerca dell'area ferrarese, ma che coinvolgerà in qualche modo anche Modena, su un altro tratto dismesso. Di ferrovie dismesse. Io voglio fare altro tempo, ringrazio ancora il professor Giuliano Albarani per questo intervento, sarà sicuramente di interesse. Io cercherò di rimanere, di assistere, di seguire fino alla fine, ma avendo un minimo verso le 12 e mezza, cercherò di rimanere ugualmente spostato, perché credo, come dicevo prima, che sia un tema che offre, come dire, uno spaccato, una visione, diciamo, sulla realtà non solo storica, ma anche ovviamente attuale, dato che il tema delle ferrovie si presta molto a un coinvolgimento di diverse discipline, quindi dei caratteri interdisciplinari. È qualcosa che va coltivato oltre quanto sia a livello di scuola, mi permetto di dire, sia a livello di università, noi siamo ancora oggi a fare. Grazie ancora, buon seminario, buona partecipazione a tutti. Grazie, Chiedo direttore. la parola alla dottoressa Tacchini per l'ampliamento di questa introduzione.
nei punti e sugli aspetti che lei sicuramente conosce meglio di me. Grazie. Grazie professore Endrighi, direttore del sistema dei musei ortobotanico dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia. E a me è l'onore di presentare brevissimamente il professor Giuliano Alvarani, che è docente di materie letterarie e docente a contratto presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali del nostro Ateneo. È attualmente titolare dell'insegnamento di storia delle migrazioni nel corso di laurea di storia e culture contemporanee ed è inoltre presidente della Fondazione Collegio San Carlo. Nella sua attività professionale, oltre che all'insegnamento, negli ultimi anni si è dedicato a ricerche di didattica della storia e di storia contemporanea, insieme a numerose pubblicazioni. Quindi, quanto mai, la sua competenza è quanto mai importante per introdurre quello che è il tema delle ferrovie, il loro valore storico-culturale. E così ad inizio, a contestualizzazione di questo percorso progettuale che abbiamo cominciato a fare insieme al Comune di Modena, MEMO, l'archivio storico del Comune, della provincia, numerose scuole, l'Istituto Guarini, l'Istituto Fermi, l'Istituto Venturi e il Liceo Classico Muratori San Carlo. Quindi Giuliano, lascio a te la parola e grazie per il tuo intervento. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito e il coinvolgimento in questa bella iniziativa. Naturalmente è un ringraziamento, diciamo, di tipo orizzontale che va a tutte le persone che hanno sovrinteso alla progettazione di questo percorso, ma poi anche alle persone che sono, diciamo, coinvolte in termini di partecipazione con le classi, di partecipazione come, diciamo, compagni di viaggio di questa bella iniziativa. Io faccio la domanda, devo fare come prima domanda, forse unica domanda, la domanda chiave di questi collegamenti, nel senso che vi chiedo, chiedo a Milena in particolare, conferma del fatto che ci sia la visualizzazione delle slide, perché appunto ho provato a strutturare un percorso che è propriamente, come diceva Milena nelle parole di poco fa, storico-culturale, o meglio storico e culturale, nel senso che mi muoverò molto fra la dimensione, diciamo, dei fatti e la dimensione dell'immaginario, delle percezioni, a partire dalla constatazione che condivido del direttore che ha, diciamo, focalizzato bene la centralità di questo tema, sia in termini di conoscenza scientifica che attiene a diverse materie, sia in termini forse di sensibilizzazione su tutta una serie di questioni, fra cui sono venute fuori quelle delle migrazioni e possiamo anche già esplicitarlo, quello della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica. Dico subito che il mio non sarà un percorso, diciamo, molto strutturato, nel senso che non ho avuto e continuo a non avere l'ambizione di condensare in un'ora circa di comunicazione, una storia né italiana né europea né globale delle ferrovie e dell'uso del treno, ma piuttosto ho cercato, diciamo, di cogliere degli aspetti che potessero essere di interesse per una platea che, appunto, abbiamo detto è molto composita, al centro della quale stanno gli studenti, in particolare gli studenti delle ultime classi superiori, e quindi ho avuto anche, per quanto possibile, un'attenzione a produrre delle suggestioni che potessero poi intersecarsi con il loro percorso scolastico e che fornissero ai colleghi e alle colleghe degli addentellati o comunque degli spunti che potessero impiegare in classe. Intanto una breve annotazione: le strade del mondo, le vie del mondo, migranti e colonie e viaggiatori nello specchio della rivoluzione ferroviaria. È il titolo di questa comunicazione, di questo incontro, in cui diciamo, va sottolineata la natura globale del radicamento del mezzo ferroviario, del fatto che la ferrovia è fin dall'inizio uno strumento di ampliamento dei confini spaziali, e su questo
credo che non ci siano dubbi, ma anche uno strumento, diciamo, di fortissima integrazione sul piano della mobilità delle persone, sul piano della costruzione dei mercati, perché a partire dall'Ottocento, appunto, quella globalizzazione, la chiamiamo così con qualche virgoletta di solito nelle aule, che prende il via attraverso la saga delle grandi esplorazioni geografiche, dei viaggi via mare, diventa una cosa diversa, perché se il mondo era già conosciuto, se il mondo era mappato, è anche vero che il mondo era in verità fatto prevalentemente di approdi costieri, di zone litoranee. C'erano vaste aree del pianeta, a partire da quelle del centro Asia, che di fatto erano impermeabili alla presenza umana. Ed è attraverso la ferrovia che, diciamo, quella globalizzazione, tra virgolette, che facciamo iniziare con i viaggiatori portoghesi, con Cristoforo Colombo, con l'approdo degli europei in America, e poi con la costruzione dei grandi mercati internazionali, che sono mercati fondamentalmente marittimi, diventa una globalizzazione più piena, che mette effettivamente in correlazione l'intera superficie terrestre. Intanto prendiamo un po' alla lontana, perché credo che sia opportuno farlo, per collocare l'innovazione, la novità e la rivoluzionarietà dello strumento ferroviario nella giusta prospettiva, e riflettiamo un attimo in apertura su che cosa è stata la mobilità umana nella storia e, se vogliamo, anche nella preistoria. Con la mobilità ferroviaria, con la locomotiva a vapore, a cui si accompagna, diciamo, più o meno in termini di diffusione, al di là adesso delle date di invenzione, più o meno nello stesso tempo, la diffusione poi della locomozione a vapore per via fluviale e marittima, quindi i battelli a vapore, i piroscafi, eccetera, eccetera. Ecco, con questo cambiamento, che comincia a radicarsi a partire dagli anni 30 dell'Ottocento, noi assistiamo ad una trasformazione di una componente essenziale dell'esperienza umana, se vogliamo una componente essenziale della specie umana, cioè la mobilità. Non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo una specie diffusiva, una specie tendente, diciamo, alla mobilità e all'esplorazione di nuovi spazi. Si determina una rivoluzione che, appunto, possiamo capire solo se proviamo a fare in pochissimi minuti, forse secondi, una storia della mobilità umana. Una storia della mobilità umana che, per la gran parte del suo decorso, a partire, diciamo, dalle prime esperienze, dalle prime rilevanze, dai primi riscontri della presenza di Homo sapiens intorno a 200.000 anni fa, questa mobilità umana è composta prevalentemente di mobilità, diciamo così, autonoma, nel senso che, perdonate la banalità, gli esseri umani per gran parte della loro esperienza sulla Terra si sono avvalsi fondamentalmente dei loro arti, in particolare degli arti inferiori, con questa strana e anche poco economica in termini proprio di consumo calorico, deambulazione bipede, che, come sapete, è sostanzialmente una rarità nel mondo dei mammiferi, e appunto per quasi tutta la parabola che ha contrassegnato la nostra presenza sulla Terra come Homo sapiens, noi ci siamo mossi, appunto, facendo conto sulle nostre gambe, sui nostri arti inferiori, e quindi avendo, come, anche qua sembra una banalità ma non bisogna mai dimenticarla, principale fonte di approvvigionamento energetico è il cibo. Il cibo è stato il carburante, è stato il carbone, è stata la legna, usiamo, diciamo, il referente comparativo che preferiamo, per millenni e millenni, fino almeno alla rivoluzione neolitica della mobilità umana. Ho detto principalmente perché poi ci sono, diciamo, altri aspetti che possono interagire con questa dimensione prioritaria della mobilità bipede, ad esempio l'attraversamento di corsi d'acqua fatto a cavaliere di una qualche imbarcazione, ed è questo che probabilmente ha consentito anche l'attraversamento di specchi d'acqua magari ridotti di dimensioni rispetto alla norma, e quindi l'occupazione di nuove terre. Ma fondamentalmente la mobilità umana fino
al neolitico è una mobilità di tipo autonomo. E la cosa è molto interessante poi se noi consideriamo che proprio perché a quel punto la mobilità è direttamente corrispondente, è proporzionale al cibo, noi abbiamo il riscontro del fatto che la capacità di colonizzazione della superficie terrestre da parte di Homo sapiens è aumentata esponenzialmente quando, potremmo dire, il carburante, cioè la fonte energetica per la deambulazione, ovvero il cibo, ha cominciato a diversificarsi, in particolare quando gli esseri umani, gli appartenenti a Homo sapiens, hanno fatto i cosiddetti out of Africa, cioè sono usciti dall'area africana di prima apparizione, di primo consolidamento, e hanno cominciato a percorrere le coste del grande bacino. Giuliano, stai andando avanti con le slide? Non sento, Milena. Stai andando avanti con le slide? No, non sento. Sì. Mi senti? Sì, sì, no, va bene, la slide è questa. La slide è questa. Okay, no, no, sono 19 slide, ogni slide circa 50 minuti, quindi adesso perché il conteggio non l'ho fatto, ma... Vede più il titolo della... però non ti sento. Non si vede il titolo... Comunque le slide non sono bloccate, vanno avanti, eh? E io continuo a vedere la prima. Tu che... scrivimi in chat che slide vedi adesso. Ti vedono i buoi. Ah no, allora non va bene. Però se gli altri la vedono... Niente. Io vedo i buoi, se mi senti. Perfetto. Allora sono io che non vedo. Mi senti? Maria Vincenza Cubelli dice che vede quella con i tre passaggi, quindi probabilmente era un problema tuo. Ok. Allora solo adesso che... rifaccio la condivisione. Grazie. Però Milena continua a non sentirti, eh? Ok. Io vedo, ecco i buoi, vediamo i buoi, se ci sono i buoi va bene. Se abbiamo i buoi vuol dire che siamo a posto. bene, riprendo dicendo appunto che la diversificazione del carburante, adesso torniamo ai nostri buoi che dovrebbero vedersi, la diversificazione del carburante è molto importante perché quando gli esseri umani escono dall'Africa iniziano diciamo attraversando il bacino del Mar Rosso, la penisola arabica e poi costeggiando diciamo tutte le aree litoranee del grande bacino dell'Oceano Indiano, iniziano a diversificare la loro alimentazione che diventa un'alimentazione molto proteica perché possono cibarsi dei molluschi che porta la risacca marina e aumentare quindi appunto la dotazione di proteine, aumentare anche il loro carico calorico e la loro capacità di muoversi, di spostarsi. Potremmo dire che, oltre che essere evidentemente legato ad una questione di armonizzazione e di compatibilità fra popolamento e risorse naturali, il lungo periodo di permanenza nell'Africa orientale di Homo sapiens è stato anche determinato dalla scarsa ricchezza della dieta di cacciatori e raccoglitori che solo raramente potevano accedere a delle risorse proteiche e quindi facevano fatica anche a percorrere lunghi tragitti. Ovviamente nel momento in cui è sopravvenuto il Neolitico e soprattutto abbiamo avuto la rivoluzione agricola che ha comportato la domesticazione degli animali e l'uso non solo alimentare ma anche appunto ergonomico per traino degli animali, le cose sono cambiate. È evidente che non possiamo immaginare un cambiamento repentino, è evidente che avere gli animali e poter utilizzare gli animali
da traino, come nell'immagine che vedete da qualche minuto, è stato per lungo tempo un appannaggio molto riservato, una specie di sciccheria che poteva essere, diciamo, prerogativa solo di ceti relativamente abbienti, però è anche vero che appunto l'utilizzo progressivo dei buoi e poi l'utilizzo di altri animali da traino, come possono essere i muli o piuttosto i cavalli, in particolare poi i cavalli che verranno selezionati e ibridati in maniera tale da avere delle razze particolarmente performanti, particolarmente forti, solide, utili al traino. Ecco, tutto questo determinerà un cambiamento non solo in termini di alleggerimento di fatica per gli esseri umani, ma anche di aumento delle tratte che possono essere coperte, quindi della mobilità. Ma appunto, se noi, diciamo, abbiamo presente la lentezza di questi cambiamenti, e se vogliamo, perdonatemi l'espressione un po' immaginifica, la lentezza di questo mondo che si spostava diciamo prima della rivoluzione industriale con grande difficoltà, capiamo quale sconvolgimento è stato determinato dalla possibilità di avere una mobilità, una trazione di matrice fossile, cioè di poter utilizzare le risorse del sottosuolo a partire naturalmente dal carbone per poter sprigionare energia e poter muovere delle macchine che a questo punto sostituivano gli esseri umani sia dal punto di vista della fatica sia dal punto di vista del, diciamo, onere della mobilità. Naturalmente poi le cose si sono evolute, oggi siamo arrivati a un punto in cui una parte della nostra mobilità non è più determinata dalla disponibilità di risorse fossili, ma dalla disponibilità, veicolata ad esempio attraverso il vettore dell'elettricità, di risorse rinnovabili come le risorse solari o eoliche. E come mai a un certo punto si determina la combinazione perfetta, si determina la tempesta ideale, si determina la alchimia che produce l'innovazione dei viaggi ferroviari, della ferrovia? Naturalmente bisogna collocare, diciamo, questa trasformazione all'interno di quel sommovimento spaventoso da un certo punto di vista, e vedremo che sarà per molti effettivamente spaventoso in senso letterale, che è la rivoluzione industriale. È una rivoluzione che, come sappiamo, all'inizio ha a che fare prevalentemente con l'approvvigionamento di carbone, o meglio, per essere, diciamo, più precisi, con l'utilizzo del carbone nella macchina a vapore per facilitare l'estrazione del carbone, per facilitare poi l'affinamento del carbone, ottenere un carbone migliore, il carbon coke, che era più redditizio dal punto di vista energetico. Poi gli utilizzi della macchina a vapore si sono dilatati, hanno partecipato, diciamo, ad una stagione in generale di elevazione del livello di meccanicità delle produzioni, in particolare delle produzioni manifatturiere come le produzioni tessili, fin quando appunto non si sono cominciati a sperimentare dei mezzi di locomozione alimentati a vapore. Secondo, diciamo, la Vulgata, la locomotiva, per come la conosciamo noi e per come venne poi, diciamo, vista, percepita e anche festeggiata dai contemporanei, è stata messa a punto in un periodo di tempo, in un lasso di tempo molto lungo, ma, diciamo, sarebbe stata propriamente inventata, varata nel 1829. È chiaro che la locomotiva di per sé non potrebbe funzionare se non ci fosse appunto la disponibilità, che è dislocata in maniera diseguale sul pianeta, carbone, e la disponibilità di materiali per costruire le strade ferrate, in particolare naturalmente la disponibilità di ferro per lavorabile per la costruzione dei binari, e di legno per gli assi che tengono ad equidistanza i binari stessi. Quindi potremmo dire che la nascita del treno, la nascita della ferrovia, vi faccio notare che si tratta di un mezzo di locomozione che noi di solito preferiamo indicare non con il mezzo stesso, ma appunto con
la strada, il percorso che attraverso il mezzo di locomozione, quindi parliamo preferibilmente di ferrovia piuttosto che di treno, mentre invece parliamo naturalmente di aereo o di automobile, perché appunto è basilare la componente della ferrovia rispetto a questa innovazione nella mobilità. Appunto, l'introduzione del treno, l'introduzione della ferrovia è il classico caso di ottimizzazione, anche un po', diciamo, frutto della casualità, di tutta una serie di esplorazioni, di tutta una serie di tentativi, di sperimentazioni, fatti magari anche per altri obiettivi che a un certo punto trovano una sintesi perfetta nella realizzazione di un nuovo strumento di spostamento. Un nuovo strumento di spostamento che, diciamo, agli osservatori del XIX secolo apparirà da un certo punto di vista, per motivi conosciuti ma anche in parte incogniti, una specie di appannaggio tipicamente anglosassone, non solo perché, diciamo, la prima linea ferroviaria che viene inaugurata, la Stockton Carlington, è seguita poi di lì a poco dalla più famosa Liverpool-Manchester, è una linea inglese, ma perché appunto la ferrovia si contrassegnerà come un elemento di mobilità, ma anche un elemento paesaggistico, un elemento economico peculiare di due grandi paesi anglosassoni, appunto l'Inghilterra, la Gran Bretagna per essere più precisi, e poi nel corso dei successivi decenni, rispetto a quegli anni 30 a cui stiamo alludendo adesso, gli Stati Uniti. Mi sentite, vero? Sì. Sì. Ok. Perché ogni tanto, diciamo, Teams è molto bello, molto ricco, ma è anche abbastanza caleidoscopico. Ogni tanto arrivano degli avvisi, per cui adesso mi diceva che i miei microfoni, al plurale, tra l'altro, come se avessi anche l'autotune, non stavano funzionando. Comunque tutto bene. Andiamo avanti. Dicevo, un mezzo anglosassone, o comunque un mezzo, diciamo, tipico di certe aree dell'Europa e del pianeta, questo sì, lo si può dire in maniera, diciamo, probante, caratterizzate da radicamento della rivoluzione industriale. Il paese in cui il tasso di distribuzione, diciamo, di radicamento della strada ferrata rispetto alla superficie risulterà più elevato sarà molto presto il Belgio, che come sappiamo è un paese dotato di importanti risorse carbonifere, così come vi sarà una significativa presenza di ferrovie, di vie ferroviarie in Germania, soprattutto naturalmente a ridosso dei bacini carboniferi. Ma appunto saranno poi gli Stati Uniti che nel corso dell'Ottocento, a ridosso della guerra civile del 1861-65 e successivamente, saranno caratterizzati da questa vera e propria esplosione ferroviaria, che come vedremo avrà delle implicazioni importanti anche sulla economia americana, arrivando a traguardare qualcosa come circa 50.000 chilometri di strada ferrata entro la fine del XIX secolo. Da questo punto di vista, il confronto con altre realtà, fra cui la realtà italiana, è abbastanza impietoso, nel senso che all'altezza del 1860, un tornante per tanti aspetti significativo, che vede l'Italia ancora frammentata in una miriade di stati preunitari, anche se nel 1860, come sappiamo, è proprio, diciamo, l'anno chiave che comporta l'aggregazione dei ducati dell'Italia centrale, del Mezzogiorno tramite la spedizione dei Mille, però ecco, la fotografia alla vigilia di quest'anno è una fotografia impietosa. In Italia ci sono meno di 2.000 chilometri di strade ferrate, quando in Germania, che citiamo come altro paese caratterizzato da una frammentazione politico-amministrativa analoga,
ci sono più di 9.000 chilometri di ferrovia e appunto in Inghilterra ce ne sono più di 16.000. In verità le tratte ferroviarie italiane sono appunto sporadiche, servono fondamentalmente a mettere in comunicazione due poli urbani, come nel caso della ferrovia Milano-Venezia o piuttosto della ferrovia Firenze-Livorno, che valorizza la funzione di Livorno come porto primario del Granducato di Toscana, e poi diciamo le esperienze, potremmo dire da un certo punto di vista quasi più simboliche che funzionali, del radicamento della strada ferrata nel regno delle due Sicilie. E a cosa serve la ferrovia nel corso dell'Ottocento? A cosa serve, diciamo, nella prospettiva anche di quelle autorità che ne agevolano la costruzione e di quelle forze del mercato, di quegli imprenditori, a volte capitani di ventura, che si buttano a capofitto in questo che appare un business potenzialmente molto redditizio? Innanzitutto, appunto, la ferrovia serve a trasportare materie prime, e tra le materie prime proprio quella materia prima che fa funzionare anche la locomotiva a vapore, quindi il carbone. E questo è un aspetto importante che non va sottodimensionato o considerato, diciamo, in qualche modo banale, perché la disponibilità di strade ferrate e la articolazione di reti ferroviarie sempre più complesse produrrà l'oltrepassamento di quello che è stato un vincolo storico, potremmo dire un vincolo secolare, allo sviluppo sia delle coltivazioni che delle manifatture, cioè la prossimità dei singoli insediamenti produttivi rispetto ai giacimenti in cui sono presenti le materie prime. E, la ferrovia, accorciando i tempi di trasporto e soprattutto aumentando in maniera esponenziale il tonnellaggio delle quantità che possono essere trasportate da un luogo all'altro via terra, compensa quello che era stato un problema, diciamo, secolare, atavico, di tante aree dell'Europa e del mondo che, non avendo delle vie fluviali o non avendo beneficiato di importanti opere di canalizzazione, non potevano trasportare importanti quantità di materie prime lungo le vie d'acqua, e quindi avevano dovuto, diciamo, conculcare, avevano dovuto tenere spente le possibilità di investimento e di radicamento di insediamenti produttivi, sia in campo agricolo sia in campo manifatturiero. Adesso le materie prime circolano più rapidamente. Certo, non è una circolazione analoga a quella che possiamo vantare noi. Appunto, noi oggi abbiamo, diciamo, una disponibilità, ad esempio, di energia che è quasi ormai totalmente separata dalla dislocazione concreta delle fonti energetiche, nel senso che l'energia si può produrre con le pale eoliche in un posto X e poi essere trasferita molto facilmente, in teoria con una bassa dispersione, in un posto Y a 2000 chilometri di distanza. E questo vale naturalmente per anche i combustibili fossili, per le risorse del sottosuolo, attraverso non solo la veicolazione dell'elettricità, ma ad esempio gli oleodotti. Ecco, dobbiamo però avere ben presente che con la ferrovia per la prima volta c'è la possibilità, come dire, di acquisire materie prime prodotte o generate naturalmente a distanza di centinaia di chilometri in quantità significative attraverso percorsi terrestri. Quantità significative vuol dire molto banalmente che queste materie prime costano anche meno e quindi, diciamo, diventano compatibili con l'esigenza degli attori privati di perseguire un profitto. Ovviamente poi le ferrovie sempre di più si contrassegneranno con l'espansione economica che è caratteristica dei 60 anni aurei che vanno dal 1815 al 1875, che sono gli anni della grande crescita economica di tipo libero mercatista, si contrassegneranno anche come strumento per la distribuzione delle merci, quindi delle materie lavorate,
il che riguarderà soprattutto le aree urbane che proprio in rispondenza, proprio in conseguenza della rivoluzione industriale sono diventate molto più popolose, ma nel diventare molto più popolose sono diventate anche molto meno autosufficienti e quindi hanno bisogno di un approvvigionamento sistematico di merci lavorate che possono essere merci di prima necessità come quelle dell'industria alimentare o dell'industria dell'abbigliamento o merci anche di carattere voluttuario che andranno progressivamente poi a riempire i grandi magazzini che cominceranno ad aprire nelle città simbolo della presunta, diciamo così, dichiarata superiorità europea come Londra e Parigi. E poi la ferrovia comincerà a trasportare persone, è un po', diciamo, abbastanza improprio, nel senso che i primi tentativi, i primi abbozzi, le prime inaugurazioni delle reti ferroviarie erano sempre caratterizzate, l'abbiamo visto anche nell'immagine precedente, dalla ostentazione della presenza di persone, persone visibilmente appartenenti ai ceti più elevati, nelle tratte inaugurali. In verità l'utilizzo, diciamo, della ferrovia per il trasporto di persone è una cosa che arriva dopo e che soprattutto prenderà poi una curvatura un po' diversa da quella glamour che abbiamo visto appunto nelle immagini precedenti relative all'inaugurazione della Manchester-Liverpool, perché poi la ferrovia diventerà per tanti aspetti la quintessenza del trasporto popolare. Bisogna stare attenti, diciamo, a non fare delle divisioni manichee, delle divisioni troppo nette, per cui da una parte ci sarebbero gli strumenti di locomozione per le classi agiate, poi ci sarebbe la ferrovia per il popolo, ma è anche vero che articolandosi in servizi di prima, seconda, terza classe, addirittura in alcuni casi quarta classe, le ferrovie comporteranno appunto una inedita, una rivoluzionaria, sottolineo questa parola che dico apposta, possibilità di mobilità anche per le classi popolari. E poi un uso che viene spesso sottostimato e che invece è molto importante e che purtroppo possiamo anche, diciamo, ipotizzare, ed è più di un'ipotesi, che abbia governato i pensieri degli statisti che hanno promosso la costruzione di reti ferroviarie complesse, l'uso per motivi di carattere militare. Gli eserciti sono stati in età moderna delle strutture molto complesse, molto ponderose, stiamo parlando di eserciti di decine, quando non centinaia di migliaia di uomini, non dobbiamo pensare solo ai combattenti, dobbiamo pensare a tutte le figure di supporto, al mantenimento, alla vera e propria alimentazione e organizzazione di un esercito, lo spostamento di queste milizie è sempre stato un problema. Se qualcuno di voi è andato recentemente a vedere il film Napoleon, in cui tra i vari episodi richiamati c'è naturalmente la disfatta di Russia, avrà ben chiara, diciamo, questa mia affermazione. La possibilità di spostare truppe nelle diverse direzioni, a volte per combattere contro il nemico, a volte purtroppo per sparare sui propri connazionali nei quattro angoli di ciascun paese, sarà un'utilità, diciamo, non sottovalutata da parte dei pianificatori delle ferrovie. È chiaro che una presenza così inedita, così nuova, che cambia completamente il modo di spostarsi, che cambia completamente l'immaginario dello spostamento, cioè lo spazio fisico che ogni singola persona immagina di poter percorrere in un giorno, in una settimana, in un mese, i luoghi in cui pensa di poter arrivare, un elemento che cambia anche radicalmente la morfologia del territorio, che cambia l'immagine delle città, che cominciano a popolarsi delle stazioni ferroviarie, che sono di fatto, ha scritto qualcuno di molto colto e di molto acuto, delle fabbriche camuffate da eleganti palazzi, perché nella maggior parte dei casi le grandi stazioni centrali hanno una struttura fondamentalmente a fabbrica, che viene però patinata, che viene addolcita, edulcorata da questa immagine frontale che abbiamo ben presente in alcune grandi stazioni italiane o europee, fatta di ricercatezza architettonica e di un decorativismo che a volte può sembrare anche abbastanza superfluo, appunto, per un luogo in cui la gente deve transitare
salire su un treno o scendere. E, cambiano tante cose e di fronte al cambiamento, lo vediamo molto bene nei nostri anni, ci sono anche degli atteggiamenti di reazione spaventata che magari noi non giustifichiamo, ma che possiamo comprendere. Diciamo che per usare una semplificazione molto, molto diciamo pedestre, abbastanza netta e se vogliamo ai limiti dello schematismo, potremmo dire che gran parte della cultura dominante e della migliore cultura della prima parte dell'Ottocento, che è caratterizzato dalla diffusione degli ideali romantici, vede scrittori, filosofi, letterati, poeti, ma anche musicisti, artisti di altro genere, lamentare l'intrusione di questa nuova variabile, di questo nuovo elemento, di fronte ad una cultura che esalta la natura, che esalta anche, se vogliamo, la piccolezza della creatura umana a fronte della natura, no? I romantici adorano il concetto di sublime che va a sintetizzare tutto quello che la natura produce e che non rientra nelle capacità di comprensione dell'essere umano. Ecco, la tracotanza, l'arroganza dell'uomo che sventra le colline, che perfora i monti, che destruttura le città, città anche, diciamo, di lungo antico lignaggio e retaggio per impiantare la strada ferrata, ecco, tutto questo appare una cosa negativa, appare qualcosa di artificiale, qualcosa che allontana da quel ricongiungimento alla natura e alla condizione che sarebbe naturale dell'uomo, che i romantici perseguono, no? Quel loro sforzo di ricompattamento della esistenza umana rispetto appunto all'ambiente naturale. E qui, diciamo, potremmo compilare un ampio repertorio di dichiarazioni anche, diciamo, estremamente risentite, estremamente critiche, quasi violente, che appunto dipingono questa nuova realtà della mobilità ferroviaria e della presenza della ferrovia come qualcosa di alienante, come qualcosa che non solo devasta il paesaggio esteriore, ma devasta anche il paesaggio interiore. D'altra parte, lo sappiamo, e questo, diciamo, un capitolo importante sicuramente, perché la ferrovia ha una visibilità che altre cose non hanno, della narrazione antimodernista e antiindustriale, che è caratteristica di una parte, non di tutta, ma di una parte importante della cultura romantica. Dico di una parte perché, ad esempio, nel caso dell'Italia abbiamo in questo senso forse una virtuosa eccezione, se non altro in termini di disponibilità a comprendere, di apertura alla novità. Come sappiamo, la cultura romantica italiana è una cultura molto politicizzata, molto orientata in termini antitradizionalisti, se vogliamo, o perlomeno ostili alla restaurazione, cioè al processo politico di ricostituzione dei vecchi regni, dei vecchi principati, che avviene con il congresso di Vienna del 1814-1815. Ecco allora che la ferrovia, la strada ferrata, gli strumenti in generale di comunicazione, quindi anche i canali, le vie fluviali rese percorribili, le strade, tutto questo nel racconto, nel posizionamento ideologico di molti autori romantici italiani, diventa qualcosa di auspicabile, perché significherebbe modernizzazione, significherebbe superamento del particolarismo politico-amministrativo, significherebbe un'Italia nazionale. Questa cosa che ultima che ho detto non è una cosa iperbolica, perché potrebbe anche sembrare, diciamo, abbastanza ingenuo o, come si dice con una parola un po' alta, riduzionista, vedere nella ferrovia, nella diffusione della ferrovia, uno strumento di costruzione dell'unificazione nazionale. Qui c'è però, diciamo, un'autorità abbastanza importante che mi aiuta a veicolare questa frase
e, come dire, a confermarla. Fu il grande scrittore, poeta tedesco Goethe, il più grande rappresentante della cultura letteraria tedesca fra 7 e 800, che disse che per realizzare l'unità tedesca, per realizzare l'unità dei tedeschi, sarebbe stato sufficiente attendere che la rivoluzione industriale facesse il suo percorso, con la rivoluzione industriale anche la rivoluzione dei trasporti. E in effetti, certo, non possiamo dire che l'unificazione nazionale italiana è stata prodotta dalle ferrovie, ma possiamo dire che un importante componente, un importante tassello di quel fare gli italiani, che sarà presto il compito primario delle classi dirigenti del neonato Regno d'Italia, passa attraverso la mobilità e passa attraverso la mobilità ferroviaria, che consente agli italiani, che sono stati secolarmente divisi, e se vogliamo oltre che divisi dai confini anche estranei gli uni con gli altri, a partire dalla difficoltà di comprendersi per le varianti dialettali o del volgare nazionale, ebbene la ferrovia contribuirà, diciamo, facendo muovere gli italiani, facendo muovere ad esempio gli italiani per la coscrizione obbligatoria, per la leva militare, contribuirà a rendere più rarefatti, diciamo, questi confini, e rendere anche meno palpabili, meno solide queste incomprensioni o queste sottili ostilità. Il capitolo della declinazione letteraria della ferrovia, soprattutto agli albori, è un capitolo interessantissimo, per il quale rimando colleghi, colleghe, e se hanno voglia direttamente anche gli stessi studenti, le studentesse, ad un libro molto prezioso che ha scritto Remo Cesarani qualche anno fa. Il libro si chiama Treni di carta, ed è appunto un libro che racconta tutte le interpretazioni, tutte le variazioni sul tema ferrovia, stazioni, treno, carrozza, eccetera, eccetera, nell'ambito della letteratura, in particolare della letteratura europea e americana. Un libro che è stato pubblicato qualche anno fa dalla Marietti, poi ne ha fatto recentemente, cioè abbastanza recentemente, non troppo, una nuova edizione, la Bollati Boringhieri, Treni di carta, perché appunto si tratterebbe qui di aprire un file vastissimo per raccontare i tanti modi in cui anche i critici della ferrovia hanno rappresentato, hanno raffigurato il treno, no? Creatura fantastica, creatura mostruosa, drago sputafiamme. Dobbiamo pensare a com'erano i treni, come apparivano i treni, come appariva il lavoro, in particolare di coloro che sovrintendevano al funzionamento delle locomotive agli albori della ferrovia. Certo, poi ci sono dei motivi, diciamo, meno inconcreti, meno, diciamo, immateriali per contestare la ferrovia. Il primo è la intensificazione degli episodi luttuosi, degli episodi traumatici. Con i treni nasce, perdonatemi la tautologia, l'incidente ferroviario, che, se ci pensate, ancora oggi nell'immaginario, anche quando fortunatamente le cose vanno per il meglio e non ci sono che feriti e distruzioni materiali, l'incidente ferroviario è, diciamo, per eccellenza qualcosa di catastrofico, qualcosa che ci fa immaginare i veicoli accartocciati, le carrozze sventrate, eccetera. È una cosa che concretamente succede, ad esempio, l'8 maggio del 1842, lungo la prestigiosa tratta Versailles-Parigi, quando ci sono 55 morti, perché di fatto c'è un cattivo funzionamento di un convoglio che è trainato da due locomotive. Ecco, come succede purtroppo anche nell'opinione pubblica contemporanea, tutti questi eventi vengono, come si dice proverbialmente, strumentalizzati, e quindi da lì in poi, a partire da quel giorno, sui giornali francesi, nelle scritture private, è tutto un fiorire di j'accuse nei confronti della ferrovia,
per la sua mortalità e per la sua letalità, anche se sappiamo molto bene che in verità il mezzo ferroviario è stato storicamente e continua a essere oggi fra i più sicuri e decisamente molto più sicuro di altri mezzi di locomozione che utilizziamo ogni giorno sentendoci impropriamente e ingannevolmente invincibili. E poi magari la ferrovia può essere anche osteggiata da quelli che invece che dilatare, diciamo, gli orizzonti del proprio immaginario spaziale, geografico o poter beneficiare di una bella gita fuori porta, sono imbarcati, sono caricati sulle tradotte ferroviarie, sulle tratte ferroviarie per andare al fronte o andare nelle caserme i soldati. E qui ho riportato un famoso, diciamo, componimento che veniva poi una sorta, diciamo, di motto, di modo di dire, non si può definire un componimento poetico, tratto dalla prima guerra mondiale, dei soldati italiani della prima guerra mondiale, vaca mora, vaca mora, che sarebbe appunto il treno, no? Vecchio treno della malora, che mega porta la guerra e finio son sottoterra, perché appunto il treno è il convoglio, il mezzo per eccellenza che porta verso il fronte, soprattutto appunto nel caso della prima guerra mondiale. Ovviamente questi toni denigratori si colorano anche di campiture di natura apocalittica, quando appunto il treno viene presentato come una specie di sintesi di uno stravolgimento di modi di vita che non potranno più tornare, che mandano l'umanità sull'orlo dell'abisso. Qui vi ho riportato la riproduzione di un quadro abbastanza famoso, un olio su tela di William Turner, Pioggia, vapore, velocità, nella traduzione italiana, dipinto del 1844. È un dipinto molto famoso, diciamo, intanto per coloro che si interessano di arti figurative dell'Ottocento, perché precorre tutta una serie di soluzioni stilistiche che diventeranno più popolari, diffuse e trionfanti anche nella seconda metà del XIX secolo. E dice giustamente Virginia Migliorini, mi vengono in mente gli impressionisti e le viene in mente, diciamo, il riferimento giusto. La cosa curiosa di questo olio su tela è che di fatto Turner lo fece appunto all'interno di una ricerca di carattere formale, che però venne strumentalizzata facendo di questo quadro, subito molto famoso, subito molto attenzionato, una specie di manifesto anti-industriale e anti-ferroviario, perché appunto pioggia, vapore, velocità era una sorta di raffigurazione sintetica della tempesta che si era abbattuta sul mondo, una tempesta fatta di elementi materiali, ma anche di elementi meteorologici, ma anche di elementi artificiali, meccanici, con la rivoluzione industriale. Appunto, che cosa c'è di più destabilizzante, di più devastante della sagoma scontornata e sbuffante di un convoglio ferroviario che attraversa la radura, attraversa il territorio pianeggiante, attraverso l'orizzonte, in mezzo a una tempesta in cui appunto tutto finisce per perdere la propria sagoma, un po' perché c'è la pioggia, c'è il vento e quindi le cose, diciamo, non sono più profilate come prima, ma anche perché appunto il treno, con il suo incedere meccanico e mostruoso, con la sua velocità, con il vapore che emette, contribuisce ulteriormente a rendere una realtà che veniva solitamente rappresentata come realtà idilliaca, in realtà arcadica della campagna, della brughiera, eccetera, qualcosa di spaventoso, qualcosa che allontana l'uomo. E simmetricamente, se va a San Dir, ci sono però anche coloro, ne abbiamo già parlato con riferimento ai rappresentanti del romanticismo italiano, penso ad esempio al gruppo degli intellettuali milanesi che appunto auspicavano la costruzione di vie ferroviarie per favorire lo sviluppo economico della Lombardia sottoposta alla dominazione austriaca. Abbiamo già parlato, ma appunto qua possiamo allargare lo scenario
e sottolineare come poi a un certo punto la ferrovia abbia trovato anche i propri apologeti, i propri incensatori, alcuni diciamo prevedibili, ad esempio i positivisti francesi, Saint-Simon, che è insieme ad Auguste Comte uno dei padri del positivismo europeo, sicuramente il padre del positivismo francese, faceva un elogio sperticato della ferrovia all'interno chiaramente di una assolutizzazione e di una esaltazione a volte incondizionata, in qualche modo anche piuttosto ingenua, della nuova civiltà urbana e macchinistica. La ferrovia serviva non solo per modificare, migliorare la mentalità delle persone che potendo viaggiare superavano le loro ritrosie, le loro idiosincrasie, ma serviva innanzitutto per favorire lo sviluppo economico, per agevolare i rapporti fra la città e la campagna, serviva fondamentalmente per superare quel blocco naturale all'esperienza umana che era sempre stato caratteristico dei secoli precedenti, che aveva visto gli esseri umani deprivati in termini di risorse alimentari, ma anche di capacità di muoversi, di spostarsi per cercare magari una sorte migliore della rispettiva esistenza e così via. Non sto ad indugiare ulteriormente perché mi volevo poi concentrare su quanto il tema ferroviario e quanto l'idea della ferrovia come leva archimedica che potrebbe garantire una nuova stagione economica e anche politica all'Italia, questo tema sia attenzionato dalle componenti liberali e se vogliamo più cosmopolite, più europee del risorgimento italiano, in particolare due autori, Cavour e Cattaneo, che scrivono cose molto preziose e se vogliamo anche reiterate sul tema delle ferrovie. In particolare poi è curioso il caso di Cattaneo, per il quale io confesso diciamo una simpatia intellettuale personale, perché appunto lui immagina che il modello istituzionale della vagheggiata Italia Unita, che dovrebbe essere una repubblica federale, sarà incentrato sulle città, e proprio perché questo federalismo non sarà un federalismo macro-regionale, non sarà il federalismo per intenderci dei cantoni svizzeri o dei futuri land tedeschi, ma sarà un federalismo delle città, un federalismo urbano, ebbene avrà tanta necessità della ferrovia, perché appunto la ferrovia sarà proprio il tessuto connettivo di queste città italiane che per la prima volta dopo due millenni apparterranno integralmente ad un'unica esperienza politica. E poi ci sono altri apologeti, altri cantori, ad esempio quelli della cultura popolare americana, per cui la ferrovia è lo strumento che promuove la colonizzazione dell'Ovest e che attesta l'impronta e, se vogliamo, la superiorità dell'impronta umana rispetto a tutte le altre impronte, che sono solo purtroppo solo le impronte degli animali e della fauna preesistente alla colonizzazione europea, ma sono anche le impronte dei nativi, delle prime nazioni, e di questo parleremo fra pochissimi secondi. E i temi appunto che ritornano solitamente in queste declinazioni, queste interpretazioni encomiastiche della ferrovia sono proprio l'utilità economica e poi questo democratismo della mobilità, che è una cosa molto interessante perché viene molto prima rispetto all'idea che si possa allargare il suffragio, che si possa democratizzare la partecipazione e il coinvolgimento nel sistema dei diritti politici. È una prima cosa da fare nei confronti delle classi popolari, anche per appunto favorirne una mobilità che a quel punto dovrebbe contenere il problema della disoccupazione, perché se non trovi lavoro nel tuo luogo natio ti puoi spostare, sarebbe appunto costruire ferrovie e in questo modo costruire mezzi di comunicazione utili
per le classi sottoprivilegiate, per le classi subalterne. Poi ci sono anche, diciamo, degli esaltatori abbastanza imprevedibili. Quello che vediamo qua è Hans Christian Andersen, l'autore delle fiabe, per eccellenza l'autore della Sirenetta, e forse avete già letto il testo: quale impresa grandiosa dello spirito è questa scoperta, ci si sente potenti come i maghi dell'antichità, attacchiamo il cavallo magico alla carrozza e lo spazio scompare, voliamo come le nuvole in tempesta, come gli uccelli migratori in viaggio, il nostro cavallo selvaggio sbuffa e ansima, dalle sue froge esce un fumo nerastro, non avrebbe potuto Mefistofele volare più velocemente insieme con Faust sul suo mantello. Con una chiusura all'insegna del diabolico, che intanto ci ricorda, per chi ha avuto occasione di incontrare, l'inno a Satana di Carducci, ma che è interessante perché appunto di solito questa equiparazione fra la ferrovia, la locomotiva e qualcosa di demoniaco torna anche nelle scritture che sono invece denigratorie, no? Qui invece Andersen usa questo apparentamento in chiave positiva, perché sostanzialmente l'uomo ferroviario sarebbe una specie di uomo faustiano che ha rotto appunto i vincoli della conoscenza, dell'esperienza e si eleva. Come vi dicevo, il folklore americano, la letteratura, il giornalismo e anche la pittura di natura popolare di estrazione statunitense sono un campo di indagine molto interessante per capire i motivi anche dell'esaltazione della ferrovia. Questo è un dipinto olio, tra l'altro di dimensioni molto minute nell'originale, fatto da un pittore minore e non particolarmente esaltante, John Gast, che si chiama American Progress. Oggi è conservato in un museo privato di Los Angeles. Però appunto, se fate delle ricerche in rete, lo troverete tantissime volte, anche, diciamo, commentato, utilizzato, perché è una specie di strumento scolastico per farci capire qual era la mentalità della colonizzazione verso l'Ovest. E si vede abbastanza chiaramente che c'è un incedere da destra verso sinistra, quindi dalla costa orientale verso le pianure del Midwest, di tutta una serie di soggetti umani e animali, soprattutto di strumenti di locomozione. Si vede la carrozza di tipo tradizionale, si vede la carrozza più elitaria, quella per le classi abbienti, quella che di solito nei film western viene regolarmente aggredita dai nativi, i cosiddetti indiani ululanti, e poi si vedono due cose molto importanti: si vede Columbia, la immagine femminile, che è la quintessenza dell'America, che porta la Bibbia nella mano destra e che soprattutto tira il filo dell'elettricità e potremmo dire in generale delle telecomunicazioni, anche se stiamo parlando, diciamo, di un periodo in cui tutto era ancora molto sperimentale. Ed è abbastanza importante il fatto che il mezzo di locomozione più presente in questo quadro sia appunto quello della ferrovia. Ci sono due convogli ferroviari, uno che segue appunto la rete teleferica e l'altro più sullo sfondo. E noterete anche che c'è, diciamo, uno scenario di carattere bipolare in cui alla luminosità che contrassegna tutti i fattori, i protagonisti della civilizzazione, si contrappone il buio, l'oscurità, la tempesta di una natura che viene scacciata letteralmente dall'incedere dei colonizzatori, una natura di cui fanno parte non solo i bisonti, gli abitatori per eccellenza delle grandi praterie, ma anche appunto le popolazioni native incalzate dai farmers che con la loro attrezzatura, i loro cavalli, i loro buoi vanno verso l'Ovest. Accelero perché ci sono ancora un po' di cose da dire. Al di là di questo immaginario, anche immaginario divaricato, immaginario polarizzato, chi furono i vincitori o chi furono i massimi beneficiari della ramificazione del trasporto ferroviario in Europa, nelle Americhe e poi progressivamente anche in alcune
colonie europee, soprattutto dell'Asia. Beh, intanto dobbiamo, come dire, avere ben presente che è esistito un capitalismo ferroviario. Qua devo andare molto rapido, anche se il tema sarebbe particolarmente interessante. Un capitalismo ferroviario che vuol dire innanzitutto un capitalismo che ha potuto beneficiare della fluidificazione dei trasporti, dell'ampliamento delle possibilità di trasporto, vi rimando a quello che vi ho detto prima, garantito dalla rete ferroviaria. Di fatto attraverso la ferrovia si raggiungono aree di entroterra che prima erano fuori dalle reti di comunicazione, incentrate prevalentemente sull'acqua, quindi sui fiumi e sulle coste, e in questo modo si ampliano i mercati. Ma quando dico capitalismo ferroviario lo intendo anche in senso letterale, ovvero che la costruzione delle ferrovie è l'indotto per la realizzazione delle ferrovie, pensate tutte le componenti appunto del mezzo di trasporto che indichiamo complessivamente con il termine ferrovia, tutto questo determinò enormi profitti per i capitalisti, soprattutto diciamo quelli più aggressivi, quelli di Ventura della seconda metà dell'Ottocento, i cosiddetti robber barons, cioè i capitalisti più spregiudicati e affaristi senza remore che egemonizzarono il capitalismo americano dopo la guerra civile degli anni 60, erano in molti casi imprenditori delle ferrovie, perché la ferrovia è il classico ambito, diciamo, di investimento, di allocazione delle risorse che può beneficiare da una parte del contenimento del rischio che deriva dal fatto che la committenza è una committenza statale, dall'altra dal fatto che, essendo diciamo un settore completamente nuovo, senza termini di paragone, può determinare, può implicare tassi di profitto altissimi. In effetti all'inizio andare per treno era molto costoso e appunto i rendimenti delle concessioni ferroviarie erano elevatissimi. Poi le cose non furono sempre così, ci furono anche grandi fallimenti legati appunto alla imprenditorialità ferroviaria. E un altro aspetto che va considerato è il fatto che con il radicamento delle reti ferroviarie si realizza una più compiuta attuazione del principio dello Stato moderno. Lo Stato moderno, lo sappiamo, nasce almeno da un punto di vista concettuale e in termini, diciamo, di tentativi, di conati, nel corso del Seicento, per tacitare le contrapposizioni religiose, per realizzare l'unità della sovranità. Non voglio adesso qui fare un bignami degli argomenti che vengono trattati di solito tra la terza e la quarta, e lo Stato moderno però difetta di una reale capacità di controllo su un territorio che dichiara omogeneo e omogeneamente sottoposto all'autorità centrale. Le ferrovie prima, le strade poi, con il processo di motorizzazione del Novecento, diventeranno gli strumenti concreti, materiali, mediante i quali lo Stato moderno può costruire una sovranità sostanziale, si dice isomorfica, cioè di modalità, di forma identica su tutta su tutto lo spazio fisico che comprende, no? Qui ho messo una carta stilizzata della rete ferroviaria spagnola, perché diciamo la Spagna da questo punto di vista è particolarmente rappresentativa, considerando che ha una capitale che è stata costruita appositamente nel corso del Cinquecento, del tardo Cinquecento, al centro del paese, e a partire da questa capitale un sistema ferroviario e poi viario, che è un sistema propriamente a raggiera, che sembra quasi un sistema nervoso, ed è da un certo punto di vista un sistema nervoso in cui c'è un cervello che grazie a queste vie raccoglie e restituisce impulsi verso la periferia. Ovviamente oltre a far la fortuna dei capitalisti, ad esempio degli azionisti della Chicago and Erie Railroad Company, di cui ho riportato qui una quota azionaria, e oltre a essere vantaggioso per il controllo capillare del territorio a beneficio dello Stato, il treno, la ferrovia servono anche concretamente alle persone, agli uomini e alle donne in viaggio,
che non sono solo quelle appunto delle classi altolocate, come poteva essere nel caso delle carrozze o delle diligenze che abbiamo visto prima. E, qui adesso devo andare veloce, quindi non mi posso soffermare, vi dico solo che il testo che avevo riportato è un testo tratto che forse si legge anche poco, ma non ho tempo per condividere la lettura e la traduzione, è un testo del 1889 di due scrittori abbastanza anonimi, si chiamano Foxwell e Farrer, si chiama Express Trains, appunto, è la descrizione del sistema ferroviario, soprattutto inglese, ma non è solo una mappa, è anche una celebrazione delle possibilità che gli uomini e le donne hanno grazie a questo nuovo strumento, che poi a questo punto nell'89 tanto nuovo non era. Di fianco a questo testo c'è l'immagine di Gustave Flaubert, l'autore di Madame Bovary, che, come forse sa qualcuno di voi, è stato sempre ossessionato dal tema della bêtise, della stupidità, tanto che vi ha dedicato il capolavoro Bouvard et Pécuchet, e appunto Flaubert in un suo scritto occasionale, un scritto diaristico, scriveva: beh, la ferrovia poi, come dire, non è una gran novità, consentirà tutto al più di portare in giro su più larghe gittate, su più larghi percorsi, la imbecillità umana, no? Quindi lui diceva: non è una grande acquisizione, perché non farà altro che consentire alla imbecillità umana, cioè quella caratteristica che contrassegna ogni individuo nella visione un po' misantropica di Flaubert, di circolare più ampiamente. E appunto questi uomini e queste donne che sono in viaggio rispondono fondamentalmente alle tre categorie che erano presenti nel sottotitolo della comunicazione di oggi: migranti, coloni e viaggiatori, che si sentono tutti, diciamo, partecipi di un'esperienza molto moderna, quella del oltrepassamento dei vincoli storici alla mobilità umana. Da questo punto di vista c'è un'opera, Il giro del mondo in 80 giorni, dello scrittore di matrice positivista francese Jules Verne, grande scrittore di romanzi d'avventura e di proto-fantascienza, che descrive appunto la scommessa del protagonista Phileas Fogg, che è quello al centro del terzetto che sta sull'elefante nella immagine più a destra, che ha appunto scommesso con dei suoi amici di riuscire a fare in 80 giorni il giro del mondo, e appunto questa scommessa è legata alla disponibilità incondizionata di mezzi di locomozione, per cui abbiamo il battello a vapore, il piroscafo, abbiamo la mongolfiera, abbiamo altri mezzi di locomozione abbastanza riconoscibili, fra cui evidentemente il treno, che la fa da padrone nel romanzo. La cosa interessante è che quando le cose sembrano andare per il meglio, il viaggio comincia a complicarsi e la scommessa di Phileas Fogg rischia di naufragare, perché viene a mancare la ferrovia. E siamo in India, e a un certo punto la tratta ferroviaria si interrompe e Phileas Fogg, con il suo ingegno, rimedia riuscendo a trovare un trasporto a dorso di elefante, ma è come se ci raccontasse della diversità profonda esistente fra i due mondi, quello della modernità occidentale, europea, capitalistica, che è fatto appunto di una mobilità accelerata e tutta interconnessa, e poi, diciamo, le zone ancora di resistenza a questo nuovo mondo in cui bisogna andare a dorso di elefante e in cui, e a causa di cui, si rischia di perdere la scommessa. E ovviamente il treno sarà innanzitutto uno strumento di locomozione importante per i migranti, per tante tipologie di migranti. L'immaginario del migrante è soprattutto legato all'acqua, se ci pensate anche oggi lo è, nel senso che noi guardiamo ai migranti soprattutto come persone che vengono dal mare, sono dei retaggi lunghissimi su cui non ci possiamo soffermare. In verità anche oggi gran parte dei migranti si spostano via terra, molto spesso si devono spostare clandestinamente, purtroppo a piedi, e
in epoche passate, ma anche in epoche contemporanee. Pensiamo ai tanti italiani che vanno nei diversi paesi europei per cercare un posto in cui studiare o lavorare, ci si spostava con il treno. Ci si spostava tantissimo con il treno, ad esempio nel caso dei migranti del Mezzogiorno che approdarono nelle città del nord durante gli anni del boom economico, fra gli anni 50 e gli anni 60. Addirittura la ferrovia costruisce un proprio lavoratore specifico. Quelli che vedete a destra sono due hoboes, cioè due lavoranti precari e itineranti americani che danno vita, diciamo, ad un'esperienza esistenziale specifica, quella appunto dello hobo, che è un po' clochard, ma è soprattutto vagabondo, ed è una persona che lavora per settimane, per mesi, lungo le tratte ferroviarie, o perché è impiegato in attività che hanno a che fare con la ferrovia, ad esempio con l'industria del legname o con l'industria della macellazione, o perché proprio lavora alla costruzione delle tratte ferroviarie. Il treno però non serve solo a migrare, ma anche a colonizzare. È sintomatico appunto che la colonizzazione inglese del subcontinente indiano si fermi nel giro del mondo in 80 giorni, nel momento in cui termina la strada ferrata. Ci sono casi che abbiamo già citato, come quello della colonizzazione violenta, aggressiva e purtroppo anche sterminatrice del Midwest americano. Ci sono casi meno conosciuti, ma che vanno rimarcati, come quello appunto che vediamo qui della costruzione della ferrovia transiberiana nell'impero russo. È una ferrovia che viene conclusa nel 1903, di cui vedete il tratto principale sagomato, marcato in rosso nella carta sottostante, e di fatto questa ferrovia, la costruzione di questa ferrovia, con tutte poi, diciamo, le sue articolazioni minori, sanziona una delle più spaventose, da un certo punto di vista impattanti, esperienze di colonizzazione dell'Ottocento e della storia moderna, cioè quella dei territori orientali del grande impero russo, la colonizzazione della Siberia, che è andata avanti per tutto l'Ottocento e che viene sigillata dalla costruzione di questa ferrovia, che poi è ancora oggi presente ed è, diciamo, utilizzata sia per scopi turistici che per scopi di mobilità ai fini commerciali. Prevalentemente turistico è invece l'altro grande treno intercontinentale che si muove a cavaliere, come la Transiberiana, fra l'Europa e l'Asia, l'Orient Express. Poi in verità con questa dicitura noi indichiamo varie tratte ferroviarie che hanno come caratteristica fondamentale quella di terminare nella città ponte fra l'Europa e l'Asia, cioè Costantinopoli, Istanbul, e l'Orient Express diventa la quintessenza, il simbolo, l'archetipo del treno, del convoglio che viene fatto per consentire le relazioni economiche, gli affari fra le varie sponde del Mediterraneo, dell'Europa, dell'Asia, ma è anche appunto il treno per eccellenza della Belle Époque, il treno per eccellenza della gioia di vivere, il treno per eccellenza dell'umanità che si può concedere il preziosismo di una tratta e di un servizio così elegante. Vado a concludere con tre immagini molto diverse che servono, diciamo, a proiettarci precipitosamente sull'oggi, per farci capire quante cose diverse, eterogenee, anche in conflitto, noi pensiamo, ricordiamo, proiettiamo sulla ferrovia. La prima immagine non ha bisogno di commenti, ci deve solo ricordare che non solo la ferrovia è stato uno strumento letale di realizzazione del sterminio degli ebrei e più in generale delle politiche genocidiali durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è diventato anche dal nostro punto di vista appunto un simbolo che ci ricorda, in questo caso attraverso la tratta ferroviaria che venne fatta entrare nel campo di Auschwitz-Birkenau, quella vicenda. E la seconda immagine è proprio molto diversa, è l'immagine che fa parte del nostro vissuto quotidiano, è l'immagine del passaggio a livello che si chiude e che fa arrabbiare la nostra natura, la nostra psicologia di automobilisti, e che sembra dirci che c'è ancora un pezzo di mondo ottocentesco, di mondo superato dalla motorizzazione di massa,
dentro le nostre vite. Poi però abbiamo anche, diciamo, altre immagini, altre proiezioni che fanno riferimento all'alta velocità e addirittura ai cosiddetti maglev, cioè i treni in sospensione che nelle ultime realizzazioni, negli ultimi prototipi, superano i 600 km orari e si presentano come il mezzo di spostamento complessivamente più veloce, anche più veloce dell'aereo per molte tratte, perché l'aereo naturalmente incorpora anche lunghi tempi di attesa prima e dopo. Qual è allora il ruolo della ferrovia nella nostra vita? E questa è la slide conclusiva. Per dirlo, ho ripreso un film di parecchi anni fa, del 1984, Non ci resta che piangere, che consiglio a tutti di guardare o riguardare, perché è molto più perspicace di quanto potrebbe far sembrare la sua patina di commedia italiana, con due grandissimi, Massimo Troisi e Roberto Benigni. Che storia è questa? Lo dico soprattutto in funzione dei ragazzi e delle ragazze. È la storia di due persone legate tra l'altro alla scuola, uno è un insegnante, l'altro è un collaboratore, un bidello, Mario e Saverio, che a un certo punto ad un loro pomeriggio si trovano al cospetto di un passaggio a livello che però non si alza mai. E l'attesa si fa prolungatissima, ore e ore, fin quando non scoppia il temporale. All'indomani della nottata in cui è scoppiato il temporale, scoprono di essere precipitati in un buco temporale e di essere precipitati nel 1492. Tutta la parte, diciamo, più ridanciana, tutta la parte più comica del film è legata naturalmente all'incontro di questi due personaggi inconsapevoli con il mondo del tardo 400. La cosa però interessante è che a un certo punto i due, malgrado, diciamo, qualche opinione un po' diversa, perché nel frattempo Mario ha trovato l'amore, decidono di andarsene dalla Firenze in cui sono capitati e se ne vanno naturalmente su un carro a trazione animale, come era caratteristico per il tempo, e in verità vogliono perseguire un progetto che non riusciranno a realizzare, fermare Cristoforo Colombo e fermare quel viaggio che appunto avrà un impatto così disastroso sulle popolazioni native dell'America. Ma nel finale del film, perdonate la spoilerata, incontreranno un altro personaggio importante che avevano già incrociato precedentemente, cercando anche di dargli qualche suggerimento, Leonardo da Vinci, il quale grazie proprio alle suggestioni di questi due personaggi, di questi due, dei due protagonisti, è riuscita a mettere a punto, con un anticipo di parecchi secoli, la locomotiva a vapore. La cosa bella del finale di questo film è che loro, quando vedono sbuffare la locomotiva a vapore, pensano di essere tornati nel presente. E pensano che stia arrivando, anche se abbastanza vecchio e anchilosato, quel treno che hanno inutilmente aspettato tante ore il giorno in cui è iniziato il viaggio del tempo. Poi vedono che a bordo c'è Leonardo e capiscono appunto che non sono loro che sono tornati nel presente, ma è il passato, emblematizzato da Leonardo, dalla sua capacità di invenzione, dalla locomotiva a vapore, che si è diciamo messo avanti con le cose. E io questo finale lo leggo in questo senso: è vero che loro sono rimasti intrappolati nel buco, nella trappola temporale che caratterizza la storia, ma è anche vero che il fatto che Leonardo metta le mani su questa invenzione, sulla locomotiva a vapore, e il fatto che ci sia la locomotiva a vapore è comunque un segnale di proiezione verso il futuro, ed è un segnale di proiezione verso un futuro che forse, in mano a Leonardo, avremmo anche potuto concepire e architettare in maniera diversa. Un futuro meno motorizzato, meno dissipatorio dal punto di vista energetico, meno aggressivo nei confronti delle risorse ambientali, e all'interno del quale l'utilizzo del strumento ferroviario, per quanto apparentemente demodé o ottocentesco, potrebbe costituire uno di quegli atti di educazione civica che ci vengono richiesti non tanto e non solo dagli opinionisti, dai politici, ma dal benessere, dalla sopravvivenza del nostro pianeta. Ho finito. Grazie, grazie mille Giuliano, e di questa
interessantissima passeggiata nel tempo e nello spazio. Lira, io non ti sento. Allora, non so se gli altri sentono Milena, perché se è un problema solo mio. Allora, vediamo, non so se mi sentano. Ah, ok, allora è un problema mio. Ok, se, allora chi mi sente, chi vuole porre qualche domanda a Giuliano, sebbene il tempo sia tiranno, può scriverlo in chat io riporto quanto scritto, quanto detto in chat. Mi senti adesso, Giuliano, che non hai più la presentazione condivisa? Riesci a sentirmi, Giuliano, adesso? Riesci a sentirmi? Sì, sono uscito e rientrato, secondo il famoso modello staccare la spina e riattaccarla, che risolve il 98% dei problemi. Sì, purtroppo è l'unico sempre valido. Vedo, grazie Lucia, vedo vari ringraziamenti. E, Virginia ha detto che ha scritto un commento prima. Io credo che sicuramente le tante suggestioni e suggerimenti di approfondimento che hai indicato possano essere di aiuto per costruire e ad approfondire il tema che viene trattato nell'ambito del progetto. Certo è che avere sentito questo passaggio storico, questa costruzione storica, fa pensare veramente a delle opportunità che sono state sprecate nel passato e che chissà se possano essere ricolte o riconsiderate nel futuro. E, se non ci sono domande. Questo scusami, Milena, è appunto il senso di questa chiusura apparentemente strampalata, citando un classico della commedia italiana, per quest'idea che sia una persona come Leonardo, no? Quindi una persona non solo empirica e ovviamente non votata al profitto, ma orientata ad una curiosità e ad una sostanziale filantropia nei suoi comportamenti, mi piaceva molto, per dire che se riprendiamo in mano il discorso ferroviario con una cultura, una consapevolezza diversa, non dico leonardesca, ma insomma per intenderci con un pochino più di meditazione sul significato che ha questo modo di viaggiare in termini di allargamento dell'utenza, di diritti che vengono fatti rispettare, dei diritti di spostarsi che vengono fatti rispettare per le persone e di sostenibilità ambientale, facciamo una gran cosa, insomma, facciamo una cosa importante. Bene, io ringrazio te Giuliano, ringrazio tutti voi che avete seguito l'incontro. E arrivederci ai prossimi appuntamenti nell'ambito del progetto Sguardi sulla rete delle ferrovie dismesse modenesi. Arrivederci, grazie Giuliano. Grazie arrivederci, mille. Arrivederci a tutti, grazie, ciao Milena.